avevamo il dubbio di giocare con tre centrocampisti e con un centravanti in meno. Quello era l'unico dubbio che avevamo. Poi, però al di là di questo non è che c'è un reparto che deve fare questo, lo devono fare tutti, perché noi nel primo tempo abbiamo lanciato troppe palle lunghe, i quattro giocatori offensivi erano troppo statici, non avevano mai lo spazio di attaccare la profondità e quindi la squadra si allungava troppo. Questo nel primo tempo dove abbiamo giocato abbastanza male. Nel secondo tempo no, nel secondo tempo abbiamo fatto bene, siamo stati più corti e abbiamo fatto il gol. Poteva finire in pareggio, che forse era il risultato più giusto, ma poi ci abbiamo messo del nostro. Quindi la poca concentrazione si è vista dall'inizio, quando abbiamo concesso il primo gol, perché è un gol che non, una squadra non deve concedere, perché il giocatore al limite dell'area deve fare attenzione, è lì per quello. Quindi sì, il primo tempo è stato sembrava un po' così, insomma, senza motivo, perché era una partita importante e dopo i primi sei mesi di stagione straordinari, quindi poi è anche difficile rientrare in partita. Nonostante questo, il secondo tempo noi ci siamo rientrati e probabilmente sarebbe finita così. Non capisco l'episodio del rigore, sinceramente. Io credo che una partita storta purtroppo possa capitare. E la nostra non è, perché non si può neanche dire, cioè, tu giochi contro una squadra che ti ha dominato, dici va bene, sono stati superiori in tutto, ma non è stato così, insomma, siamo stati noi che siamo travestiti da Babbo Natale 5 giorni prima e abbiamo fatto i nostri regali, perché insomma noi dobbiamo capire che non possiamo vincere, beh, può capitare anche, insomma, che non sei in giornata e giochi, non giochi bene, però non devi perderla, e quindi mentre noi il rigore veramente, insomma, abbiamo regalato, cioè non si può fare questo, insomma.